I figli sono figli. I figli non si pagano. Io quella sera ti ho voluto bene veramente. È la frase famosa che Sofia Loren pronuncia in Matrimonio all'italiana, la trasposizione cinematografica realizzata da Vittorio De Sica di Filomena Marturano, la commedia del grandissimo Edoardo De Filippo. Filomena è una prostituta per necessità e Don Mimì, Marcello, il grandissimo Marcello Mastroianni, è il suo amante che vuole comprare una cosa che non può comprare perché non può essere venduta. Anche nella Ciociara Sofia interpreta Cesira, una donna la cui verità è il dolore. Non ci sono più buoni e cattivi. Quando una madre finisce con sua figlia in mezzo a una guerra e Cesira dice «Che importa a noi della loro guerra?». Sofia vinse il premio Oscar. Ancora oggi Sofia Loren è l'attrice italiana più premiata al mondo. La nostra diva più grande, la sua bellezza è proverbiale. Ma la bellezza è un dono che va meritato. E Sofia Loren lo ha fatto interpretando il dolore di una generazione di donne, quella delle nostre nonne. Ma è arrivato un messaggio di già, maestro? Ma vediamo da chi arriva questo messaggio, vediamo un po'. Zubi zubi zu. Zubi zubi zu. Zubi zubi zu, zubi zu, zubi zu means that I love you. Zubi zubi zu, zubi zu, zubi zu means that I love you. Zubi zubi zu. Che cosa vi ricordano questa voce, queste note? È proprio lei, Sofia Loren, nel film Marito per Cinzia con Cary Grant. E con noi oggi per parlare di Sofia Loren c'è lei, Silvana Giacobini, che oltre a essere una grande giornalista attenta al mondo del costume e dello spettacolo, alcuni anni fa ha scritto proprio una biografia sulla grande Sofia Loren, intitolata Sofia Loren, una vita da romanzo. Buongiorno Silvana! Buongiorno Serena, veramente grazie per essere sono onorata di questo invito, perché... Grazie a amo te, amo grazie. Il programma, ma amo moltissimo Sofia Loren, che lo per sappiamo. Me è un genio, è un genio, e poi potrò anche spiegare qual è il mio punto di vista e perché la definisco un genio. Se permetti lo certo. dico subito. Vai, perché certo. Perché ha una bellezza straordinaria che noi conosciamo e è diventata famosissima anche per questa prorompente, meravigliosa linea, grazie. Figura sinuosa. Lei ha un'intelligenza fuori del comune, parla moltissime lingue con una perfezione di accento che è veramente rara, ha un orecchio di scimmia, si potrebbe definire in gergo. E poi è cantante, l'abbiamo sentita, in questo film che ha una storia, se permetti lo concludo questo discorsetto, diciamo che sto facendo, dicendo che con Cary Grant c'è stata una grande, come dire, sintonia. Lui era innamoratissimo di lei, la voleva sposare, sì. ma era già sposato con una certa Drake che aveva scritto la sceneggiatura del film. Lui fece tanto, riuscì a eliminare la moglie per inserire Sofia, e Sofia ha interpretato quello che era un personaggio nato dalla fantasia, diciamo, amorosa di una moglie che era stata eliminata. Detto ma ciò. Pensa però che Sofia era innamorata di Ponti e per quanto il grande incontro fosse lusingata dall'amore di Cary Grant, che era bellissimo, anzi io quando l'ho intervistata per scrivere il libro l'ho chiamato Gary Grant e lei mi ha detto no, Cary Grant. Mi ha corretto. Senti, ma perché una vita da romanzo? Ah, perché guarda, Sofia ha sofferto tantissimo. Noi vediamo il successo, la bellezza, la ricchezza, la notorietà internazionale, è la più premiata al mondo. Lei ha mangiato e morso il ferro, perché non soltanto perché è nata dalla mamma che non aveva avuto il bene di essere riconosciuta come moglie dal padre di Sofia, poi era rimasta incinta anche di Maria e il padre non se la sentiva proprio di dare il nome. Con i primi guadagni, con i primi guadagni ha mantenuto la mamma, la sorellina, e ha pagato il padre per far riconoscere con il nome, il cognome Scicolone Maria. Sì, poi lei dice sempre: io ero magra,
esile, insomma, si definiva bruttina da piccola, cosa che è incredibile, stentiamo a crederci. Però, insomma, lei ci ha messo un po' a diventare, ad acquisire un po' di sicurezza in se stessa, no? Cioè, poi gliel'ha fatta trovare gli altri, inevitabilmente, perché era nella sua imperfezione, no? Perché quando ha incontrato Ponti, appunto, lui gli dice: ma non riusciamo a fotografarla perché c'ha il naso, c'ha quello, c'ha quella. Lei dice: lasciatemi nella mia imperfezione, proprio così. Sì. E che è quello che l'ha resa bella, così. Meravigliosa, direi. Lei da piccola era chiamata Stecchino, per quanto era Stecchino. Magra. Poi verso i 13 anni ha cominciato a fiorire, a 14 era bellissima, come si può dire, è stata poi tutta la vita. Tutta la vita e continua ad esserlo. E continua ad esserlo, perché è una donna bellissima, come dice Sharon Stone, per la sua età. Una sì. Donna meravigliosa, anzi più della sua età, perché è anche più giovane di quello che appare. Allora, lei sì. Poi ha partecipato, come sappiamo, a Miss Italia, è diventata Miss Eleganza, ha conosciuto Ponti quando aveva circa 15 anni, lei me l'ha raccontato, non 16. E Ponti aveva capito le potenzialità. Guardate che è molto difficile azzeccare, come ha fatto Ponti, che non è solamente l'impeto amoroso che ti fa scegliere una donna. Lui aveva capito le potenzialità di Sofia, gli certo. Fa fare il primo provino e lo infila fra una ripresa e l'altra di un altro film, così non costava tanto. La riprendono e dicono: è un disastro, la testa troppo piccola, il collo sì. Troppo lungo, gli zigomi troppo grandi, la bocca troppo sì. Grande. Il naso lungo, via, non è vero, era un mix meraviglioso di questi elementi che l'hanno resa unica al mondo. Eh sì, infatti, diciamolo, e comunque Silvana, io vorrei tornare alla sua grande passione per il canto, adesso parliamo di questo, ma vediamo prima You Wanna Be Americano, vediamolo. Mamma, che canzone di Renato Carosone, Gigi? Io l'ho incontrata qualche volta davanti alle telecamere. Come può non incontrarla, Gigi? Sono stato affascinato dalla sua immensa semplicità. Sofia Loren, una donna di un'immensa semplicità. Una diva, ma non diva, che ha saputo nel corso degli anni fare la diva nel senso che lo è, non l'ha fatta. Esatto. Ma ha mantenuto unito una famiglia, una mamma, una moglie e anche una figlia. Io ho conosciuto anche la mamma. Di Sofia. Ad una festa di Capodanno a casa qui a Roma, c'era anche la nipote Alessandra e mi ricordo, sono passati un po' di anni, parlai molto con la mamma di Sofia Loren e mi disse: lei è un bravo ragazzo, è del sud, l'unica cosa ce la faccio un po' grande. Così mi disse la mamma di Sofia Loren. Perché... Comunque Sofia Loren è una donna eccezionale. Eccezionale. Ma parliamo della sua passione per il canto. Noi abbiamo sentito You Wanna Be Americano, presa in prestito dal grande Renato Carosone, e inserita nel film La Baia di Napoli, no? con Clark Gable. Ma lei era, comunque riusciva a essere credibile come cantante, perché non solo aveva questa bella interpretazione, una vocalità tutta sua, e metteva tutta la sua verba, la sua napoletanità, passava da canzoni più romantiche, delle ballad, magari a canzoni più ritmate, più divertenti, ed era sempre credibile e perfetta. Sai, Sofia ha una voce intonatissima, ha fatto parecchi dischi, anche degli album, attraverso poi i vari anni, quindi ha iniziato giovanissima, ma ha continuato anche negli anni 60, per esempio con Peter Sellers, sì. Ha fatto un album che era intitolato Sofia and Peter, e se tu pensi che...
avrebbe forse voluto fare la cantante invece dell'attrice, è andata benissimo così. E la sorella, ricordiamo Maria, quando fu sentita da Frank Sinatra, perché era andata a trovarla sul set di Pride and Honor con appunto Cary Grant e Frank Sinatra, Frank Sinatra voleva portare Maria a fare una tournée in America e invece la madre non volle e non si riusciva a staccare almeno dalla seconda figlia, oltre che dalla bravissima Sofia, che era in piena carriera. Guarda, una curiosità, sai che Fiorello ha inciso anche lui la stessa canzone di Sofia? Ah sì? In un film che era Mr. Ripley, con Matt Damon e con Jude Law. Ah, è vero, me lo ricordo, sì, certo. Sì, un film di Minghella. Certo. Quindi, come dire, un filo conduttore che va da Sofia a Fiorello e alle nostre generazioni, ne le copri tutte con questa canzone. Silvana, dopo torniamo a parlare di Sofia come attrice meravigliosa, donna straordinaria, ma anche grande cantante, ma andiamo un attimo a Marettimo, dove c'è un'altra bellezza, un'attrice che è al festival appunto di Marettimo, che è Nicoletta Romanoff. Ciao Nicoletta! Ciao! Come ciao, va? Buongiorno Serena, che bello sentirti! Che bello, guarda, grazie! Se mi guardo intorno posso dirti che è uno dei posti più belli d'Italia, veramente, quest'isola. Che bello, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito di mattina, so che non è facile, grazie, anche tu sei piena di figli, famiglia e hai da gestire piena. Mille cose, quindi grazie. Figli a grappoli. Senti, com'è lì l'atmosfera? Beh, devo dirti che è un'atmosfera meravigliosa. Io apprezzo tantissimo questi festival estivi dove si porta il cinema in posti dove il cinema difficilmente arriverebbe. Qui una sala cinematografica normalmente non c'è, hanno allestito addirittura 3 schermi all'aperto, quindi ci sono 3 proiezioni al giorno ed è per noi veramente un incanto poter tornare davanti al grande schermo. Sì. Una full immersion, finalmente ci è mancato tanto e sono sempre appuntamenti importanti perché si porta il cinema, si porta l'arte in posti dove purtroppo a volte non è così semplice arrivare. Chissà che qualche nuovo talento non nasca proprio in queste isole. Ma veramente, speriamo. Comunque Festival della Rinascita, oserei dire. Gigi, l'hai intervistata, Nicoletta? Sì, più di una volta ho incontrato Nicoletta Roma. È molto contento, Nicoletta, vedo che sorride molto. Ciao Gigi, ci siamo incontrati tante volte a notte fonda, però in un programma notturno, questo è un programma molto molto caldo invece. Ecco, Nicoletta è un'attrice molto brava e perché ha scelto di fare l'attrice? C'è sempre un perché, Nicoletta, a te piace proprio la recitazione, ti completa. In un certo senso completa allora, il tuo modo di essere donna. Probabilmente sì, e soprattutto questo è un lavoro che mi permette di sorvolare su una vita che è molto densa, appunto ho veramente tanti figli e sono un po', forse un po' troppo mamma chioccia e apprensiva. Meno male. E grazie a questo mestiere io riesco anche a uscire dal mio ruolo molto 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 inglobante che è questo di mamma e posso fare l'arte che è la cosa che in assoluto io amo fare anche di più perché dopo Nicoletta il mio primo lavoro. Accetta non tutti i ruoli che le vengono proposti. Sì, sceglie, c'è no? Un criterio di è scelta vero. Che è regolato da te stessa, sì. È vero Nicoletta? Beh, io scandisco il mio lavoro in base ai miei impegni familiari. Come sapete, ho girato il mio primo film a 23 anni, ma ero già mamma di 2 figli. E quindi, essendo arrivati prima loro e poi ne sono arrivati altri 2, ho dovuto e ho voluto plasmare la mia carriera sulla vita dei miei figli. E quindi, quando accetto un lavoro, vuol dire allontanarmi da casa per molto tempo, allontanarmi da loro e deve veramente valerne la pena per me, altrimenti il dovere chiama. Che bello, Nicoletta, vedere che al centro della vita di un'attrice importante, anche come te, come Sofia, dicevamo, c'è la famiglia, prima di tutto la famiglia. E poi se si incastra. Sì. Ti ringrazio per il paragone straordinario a una diva hollywoodiana.
e ci auguriamo veramente tutti di poter soltanto somigliare una minima parte a quella che è stata la sua carriera artistica. Che cosa rappresenta per te Sofia? Ma penso che Sofia Loren per ogni artista, per ogni attrice rappresenti in toto un'icona, perché come avete giustamente sottolineato anche lei ha messo sempre al centro la famiglia, ha avuto due figli, è sempre stata, lo ha sempre dichiarato, una mamma proprio italiana, no? So che è un po' un cliché, ma alla fine è proprio così, noi donne italiane mettiamo la famiglia al centro e per me questa è una cosa molto importante, e il che non vuol dire rinunciare alla propria arte, alla propria passione, alla propria chiamata. Io non sarei mai riuscita a rinunciare, quindi è bello poter incastrare tutto quanto. Lei l'ha fatto magistralmente, regalando, diciamo, a tutto il mondo una grande rappresentazione artistica. E poi Nicoletta è una donna, oltre che una brava attrice, che vive intensamente il sentimento dell'amore. Eccolo, è così, Gigi. Vero Nicoletta? Ah, sì. Intensamente e profondamente, una donna che ama profondamente. Come si fa a non amare se non amare profondamente? Brava, no? Brava con questa perla. Questa potrebbe essere una delle tue nuove esatto. domande. Gliel'hai suggerita, no, per Gigi? Il prossimo libro. Vedo che sta prendendo appunti, prossima Nicoletta. Prossima domanda. Grazie, Nicoletta, grazie per essere stata grazie, con noi. Grazie, un bacio a tutti. Buona estate. Ciao, un bacio da Marettimo. Saluto a tutti voi di Marettimo. Grazie davvero. Ciao. E torniamo a Silvana Giacobini, guardiamo insieme quest'altro video con la nostra meravigliosa Sofia Loren. Sei proprio Sofia Loren, eh? Non mi pare, non so. Dico, non è che tu sia un fantasma poi, io? A un certo punto. Ma toccami. Che devo fare? Toccami, osa. Sì. Allora, sentite amici, volete che Sofia canti? Sì! Mi pare che sia ben chiaro, no? Allora ti ascoltiamo, va bene? Spero. Che meraviglia, Silvana? Assolutamente, guarda la bellezza, poi questo è del 1970, un filmato con due miti, perché nel nostro cuore ci è rimasto anche Corrado, oltre naturalmente alla nostra grandissima Sofia. Corrado è stato un grande, amatissimo, ha lasciato un segno nella storia dello spettacolo italiano, e vederlo vicino a Sofia con quella sua mimica, perché era un bravissimo attore, io ho avuto anche il privilegio di conoscerlo da giovanissima e ho fatto uno sketch con lui, pensa, ero seduta su una panchina con Corrado che faceva il mio fidanzato. E come è stato? Non so com'è se stato? Tu lo sai, ma la signora Giacobini ha fatto annunciatrice. Ma certo che lo so, la presentatrice. La presentatrice. Sì, perché c'era una differenza, in quanto ero parlante, secondo le autorità televisive della RAI. Allora, essendo parlante, mi hanno messo a fare la presentatrice, è stato un bellissimo lavoro, naturalmente anche autrice televisiva. Giochiamo al teatro, mi ha permesso con Maria Signorelli di affrontare i vari teatri del mondo, dall'indonesiano alle maschere, a tutto quanto. Ma ritorniamo a Sofia, avete sentito che voce straordinaria? Sì, straordinaria. Era veramente una cantante, non possiamo negare che sia stata una grande cantante oltre che attrice. Ecco la genialità poliedrica di questa donna, che è stata riconosciuta come diva assolutamente internazionale. Ma pensate la testa che c'era, il sacrificio che si sapeva imporre. Adesso non è che bisogna essere masochisti per fare questo lavoro, Serena, tu lo sai. No, però il tuo lavoro ogni giorno, pensa a quello che ti costa e ti chiede. Certo. E lo fai col sorriso e così bene. Ringraziamo Dio che esistete, questo lo dico io con tutto il cuore. Grazie, ma che esistete voi. Ma insomma, torniamo alla musica, che veramente era una grande passione per Sofia, ricordando una canzone che ha scritto
il grande maestro Armando Trovajoli, che è uno degli, diciamo, degli autori, dei musicisti più importanti, è stato del Novecento, scritta con Dino Verde, che è "Che m'è imparata a fa", maestro. E stella marina che la sera pareva ci volesse incantare, per ogni stella che scendeva a mare scriveva in cielo a Dio felicità. Tu che m'è imparata a fa, che chi mi viene a di, io te vorrei passare. Io portandote con me, che da gerita fa, sono innamorata di te. Perché va sanno ma così, tu m'hai imparato a di, sti cose sconosciute. Capri sorriente sta luna, se ne so chiude con te. Tu so bene non torna, come imparata a fa, sti frase forestiere. Amore crea felicità, come imparata a fa. Come imparata a fa. Che bella canzone, che meraviglia. E guarda, io sono convinta che il successo di Sofia sia veramente partita da una voglia di raccontare la sua storia, no? Attraverso la musica, le canzoni, tutto, la recitazione. Aveva voglia proprio di venire fuori e raccontare quello che aveva dentro, quello che aveva passato, no? Anche che abbiamo detto della sua infanzia. Infanzia, ma anche prima giovinezza. Guarda che studiava, si alzava prestissimo, tipo alle 5, per cominciare a prepararsi. Poi aveva il trucco, poi aveva l'incisione e la, come dire, la registrazione sul set del film. E lei ha spaziato in tutto il mondo, anche dalla Spagna. Noi ricordiamo che è andata in ogni parte del mondo, anche, e non solo, per esempio, anche nei più lontani posti del nostro pianeta si alzano per fare una standing ovation a Sofia Loren. Questo dimostra che ha lasciato un segno interessantissimo e unico, io credo, nell'ambito dello spettacolo, del cinema. Ricordiamo poi che ha fatto film di vario tipo, drammatici, senza trucco, sì. Una giornata particolare di scuola, è un capolavoro, insieme a Mastroianni. Sì, e questa unione, proprio questa sintonia psicologica e di anima con Marcello Mastroianni ha fatto anche chiacchierare, pensando che ci fosse anche un amore. Non c'è mai stato, c'è stato solo un incontro di anime. E questo, pensate che è importante. Sai, nel mondo dello spettacolo è facile non solo caso. Passare. Come dici Gigi? Gigi dice non era il loro caso. Va bene, poteva essere però il loro caso, no? Non credo. Ma loro due insieme erano una meraviglia. Senti, ma a proposito di grandi capolavori, io vorrei vedere questo pezzo di ieri, oggi e domani. C'è chi fosse, chi non c'è più. Che blue,
forse chi non c'è più. Non possiamo, non possiamo. Gigi, non possiamo. Non ma che possiamo. Meraviglia, che coppia incredibile, che sensualità. Eh? Silvana, non ti sento più, sì. Eccoti. Ecco, ti dicevo, il loro primo incontro è stato nel 1954. Io ho scritto, l'ultima biografia che ho scritto in ordine di tempo su un grande personaggio è stata proprio quella su Marcello Mastroianni, per cui ho così messo insieme tantissime dichiarazioni, non solamente di lui personalmente, ma di tanti che lo conoscevano. E questo amore con Sofia è stato straordinario, perché era un amore di testa, oltre che ovviamente di amicizia. E forse Gigi si riferiva al fatto che Mastroianni avesse paura del marito di Sofia, che era il produttore, e che gli avrebbe poi impedito di lavorare forse all'inizio. Per tutto il resto però, della sua vita, credo. Anche perché, Silvana, i mariti vanno sempre tutelati. Vanno sempre tutelati. Ecco, i mariti. Gigi, vedi. Beh, ma anche le mogli, Gigi, scusa. Beh, certo. Silvana, grazie. Grazie per averci fatto compagnia in questa parte di trasmissione, grazie. Per averci raccontato la tua Sofia, ma la Sofia di tutti. Grazie davvero per averla ricordata, grazie, in tutto, Serena, e per tutto. Grazie, a presto. Ciao. Grazie. Bacio.